Allora, insieme agli amici che vi presenterò per questo momento, che non è un convegno, è una cosa particolare che è stata fatta e sarà fatta almeno nei 50 punti in Italia dove sono nati i Clè di Papillon, nati il 19 giugno del 2001, quando in un convegno come questo lanciamo l'idea di farlo diventare un il 19 agosto, un movimento nazionale. Ci siamo riusciti e vedo che anche la partecipazione numerosa, anche numerosa di tanti soci del Clè di Papillon e di tanti delegati che vedo e governatori dei club regionali che vedo seduti davanti, attesta la buona riuscita. Io sono onorato che questo convegno, che cade nel primo giorno del meeting per l'amicizia fra i popoli, sia con noi l'assessore regionale alla cultura dell'Emilia Romagna, Marco Barbieri, al quale cedo la parola. Io vi ringrazio moltissimo dell'invito e sono convinto che questo sia, secondo la formula etimologica, un simposio, no? La derivazione di latina di simposio vuol dire bere insieme, e qui mi pare che oggi sia l'accostamento che avete fatto, seppur ardito, diciamo, ma di parlare di gusto mettendo assieme poesia, musica, letteratura e cultura, insomma quello, ma anche il bere, il sentire, il gusto. Il gusto ovviamente deriva dal concetto di sapore. Mi permetto solo, poi sarò velocissimo, ma mi permetto solo un ringraziamento in questo caso a CL. Per un problema, mi pare, teologico, che io ho sempre apprezzato molto in Comunione e Liberazione, che riguarda proprio il concetto del gusto. Rispetto in particolare ad alcuni anni fa, quando l'idea del rapporto personale con la fede era molto collegata all'idea della solo della sofferenza o dell'aldilà. Io ho avuto qualche prete amico che mi ha parlato spesso di invece del centuplo e quindi della possibilità che la fede aiuti a vivere meglio anche questa vita, non solo l'aldilà. Questo vuol dire dare gusto alla vita, e mi sembra in sé il dato più importante. Questa è una cosa che riconosco a questo movimento in modo forte. Guardate, solo due o tre concetti, anzi, alcune sono provocazioni. Il rapporto, due o tre rapporti, il problema del gusto con i media, mi pare un problema forte, vale per il settore alimentare, il bere, eccetera, ma certamente vale anche per la musica, vale per la letteratura, per la poesia. Questo è un problema molto grande, anche se oggi abbiamo grandissime opportunità, l'informatica, internet, in qualche modo rispetto a qualche anno fa c'è una libertà maggiore di gusto, rispetto a qualche anno fa c'è un po' meno paura di essere massificati, ma la verità è che i media intervengono in modo così forte nella nostra vita che la nostra libertà è collegata alla percezione, a quello che ci viene raccontato tutti i giorni. Vi faccio un esempio banalissimo, ma gli istituti musicali e i conservatori di questa regione mi raccontano che quando viene proposto in televisione spesso un artista, ci sono stati dei periodi, non faccio nome, ma insomma se in televisione si fa spesso Uto Ughi o una volta c'era Severino Gazzelloni, le iscrizioni al conservatorio hanno immediatamente dei picchi rispetto al tipo di strumento che viene proposto a livello di media. E questo è un problema della capacità critica di ognuno di noi di invece di avere gusto, di assaporare, perché c'è il problema del rapporto tra il gusto e la massa. Spesso il gusto non è così
generalizzabile. Il gusto è qualcosa anche molto personale, molto intimo. E quando di un prodotto, di una cosa, di un'espressione musicale, poetica, alimentare ce n'è troppo, è difficile che abbia gli stessi risultati di gusto. Il secondo problema è, anzi qualche vostro concorrente lo usa nella propria sigla, il problema del tempo. Per il gusto ci vuole tempo, c'è un rapporto diretto, cioè la velocità non è collegata. Gli unici che avevano fatto, proposto sperimentazioni, cioè erano i futuristi, no? Che collegavano tutta la velocità e quindi le nuove ricette, la contestazione della pasta asciutta come l'elemento maggiore di lentezza e problematico rispetto. Però c'è un problema, quindi ritengo collegato al gusto, ma ritengo collegato alla qualità della vita e a sempre il concetto di prima e alla capacità critica di ognuno di noi. Ci vuole tempo per poter pensare, per poter riflettere, per poter pregare se uno vuole. Cioè il tempo da dedicare ad altro rispetto al lavoro, rispetto ai mezzi di comunicazione è un elemento essenziale. L'altra cosa, mi pare questo discutibile, ma voi poi siete gli esperti, è che mi pare che tutti i fenomeni sociali riguardano lo spettacolo, anche la cultura, la musica, la poesia, e vale anche per i prodotti alimentari, tendono ad avere un'azione che parte dal margine per arrivare al centro. Cioè nessuno, se una cosa è ufficiale, benedetta, scontata, in qualche modo è difficile che sia un elemento vero di gusto. L'elemento di il gusto nella poesia o nella pittura o nella musica nasce spesso dal margine ed è l'altro fattore di prima, che è il tempo, che dimostra se poi riesce ad arrivare al centro, riesce ad arrivare nella percezione collettiva in modo forte o se rimane un fatto marginale che scompare. Quindi sul tema del gusto non voglio, so che è un tema molto bello, quindi non voglio assolutamente appesantirlo. Voi oggi fate una cosa, mi pare assolutamente interessante, mi pare che anche la vostra esperienza associativa sia un'esperienza importante. Voi sapete anche quanto questa regione debba la propria fortuna ad un immaginario collettivo, spesso anche uno stereotipo, spesso non incontra sempre la realtà vera, però quando si pensa all'Emilia-Romagna spesso si pensa a una realtà dove si vive bene e si mangia e si beve anche bene, e questa è una cosa che ovviamente ci aiuta anche in processi poi molto concreti come il flusso turistico ed altre realtà. Allora, voi oggi, e ho chiuso, immagino che l'applauso fosse anche per dire allora, era per l'Emilia-Romagna, prendiamolo o in negativo o in positivo, non cambia la questione. È noi, non ero un emiliano romagnolo, ma qui vicino, proprio vicino a Rimini, Rossini era appena di là dal confine, diceva: posso sbagliarmi nella musica ma non in cucina. Devo dire, ho scoperto, insomma, da lì, quando ha raffigurato quegli orologi, sapete, ho scoperto che ha preso l'ispirazione dal formaggio fuso. Quindi, voglio dire, la vostra idea di un confronto forte, molto aperto, molto libero, mi pare assolutamente interessante. E dico l'ultima cosa, che è quella che mi interessa davvero, dove con anche realtà come la vostra io sono disposto a fare delle scommesse forti. A me quello che interesserebbe in questa regione sarebbe quello di far scontrare, di inciampare i cittadini, in particolare i giovani, con degli elementi di gusto. Io ho fatto delle cose assolutamente discutibili in questo periodo. Per esempio ho chiesto, lo dico alla platea peggiore da questo punto di vista che posso trovare, ho chiesto ai DJ, quindi quello che ci può essere più lontano dal mondo della cultura, di proporre ai giovani gli avvenimenti culturali che sono in zona. Mi sono accorto in alcune sperimentazioni che abbiamo fatto in alcuni territori che spesso il problema è il linguaggio. Cioè che noi tante volte diciamo, e l'esperienza del meeting dimostra assolutamente l'opposto, che i giovani non sono interessati, che non gliene frega niente, no? Che sono solo per la fretta, che sono solo per il sandwich,
che sono solo per tutto quello che volete, quando invece c'è qualcosa di vero da proporre, ma c'è qualcosa anche che si riesce a proporre con un linguaggio chiaro, in qualche modo la gente attenta. Io sto tentando sui giovani, nell'autunno farò qualche tentativo anche rispetto ad un mondo nei supermercati. Cioè, io vorrei che nella vita quotidiana di ognuno di noi ci fossero delle occasioni semplicemente per incontrare elementi di bellezza. Cioè, che uno va al supermercato... che uno al supermercato possa trovare qualche cosa che gli ricordi che lì c'è una casa di un poeta, che c'è un museo importante, che c'è un altro fatto, che c'è un prodotto particolare tipico di quella zona lì, perché questo siamo noi, sono le nostre radici, la nostra cultura. Cioè, tante volte parliamo di queste cose solo come il prodotto turistico. Noi poi di più in Emilia Romagna siamo dei grandi, no? Allora, quando si parla di queste cose si parla per chi viene da fuori. La vera esigenza è la nostra di riscoprirlo, di capirlo, e se lo capiamo meglio noi saremo certamente molto più forti a raccontarlo e a venderlo, tra virgolette, a tutti gli altri cittadini. Io vi ringrazio e anzi vi provoco che se su questi percorsi ci sono condivisioni, possibilità di provocazione, a me le provocazioni anche forti mi piacciono, sono molto interessato, mi danno gusto, diciamo, se c'è qualche idea su cui si possa fare dei pezzi di strada assieme, molto volentieri sarei contento di farla con voi. Grazie. Beh, io ringrazio l'assessore Marco Barbieri e vi assicuro che fino a 5 minuti fa non ci conoscevamo. Eppure mi ha fatto particolarmente piacere questa ultima cosa che ha detto, cioè il fatto che davanti al nulla, che soprattutto i giovani incontrano istante dopo istante, ci si cominci a preoccupare di un aspetto educativo importante, che è quello della bellezza. Perché la bellezza è anche un elemento forte di pace, perché vuol dire ricostruire dentro di sé un qualcosa che parla di un'origine, ed è il motivo per cui abbiamo fatto i Club di Papillon. Il Club di Papillon ha 11 anni di vita, però è nato da tanti momenti, da tanti passi, da tante suggestioni, anche al meeting di Rimini. Io ricordo su questo palco un convegno con Leo Moulin, da cui poi è nata un'amicizia, anche un carteggio anche interessante. Io ricordo memorabile il suo intervento a un seminario sui vini da messa, dove ci raccontò proprio questo aspetto del gusto, che è un aspetto molto cattolico, perché in fondo al gusto alberga una bellezza, come dice il titolo della mostra, perché in fondo al gusto forse l'uomo riesce a capire cos'è, chi è, da dove arriva, ma soprattutto che tutto gli è dato. Io ricordo sempre un nostro socio, che era un prete, che un socio del Club di Papillon, Don Bernardino Rainero, che diceva vi prego di stare ogni giorno con una cosa bella, e si era iscritto non a caso anche al Club di Papillon, dove sempre abbiamo voluto stare con il bello, che non era solo il cibo e il vino. Beh, poi vi devo dire che lo scorso anno, prima di fare la prima riunione dei delegati dei Club di Papillon di tutta Italia, che si stavano formalizzando, uscì quell'intervista su Libero di Don Giussani, dove lui disse che dopo la poesia e la musica la bellezza sugli uomini si esercita sul cibo e il vino. E questa frase è stata un po' come la guida di quest'anno, perché in tutti i 50 Club di Papillon d'Italia si è cercato questo, cioè si è cercato di capire questo, e per cui sono nate varie cose. È nato per esempio un libro che poi ci presenterà Marco Gatti, che è L'ascolto del vino. Anche nel titolo dice di un approccio che abbiamo raccontato, un approccio
al vino particolare, diverso, anche con l'idea giornalistica di raccontare in parole semplici come si sta davanti a questo prodotto che racconta tantissime cose, e poi lo vedremo anche in fondo a questo incontro. Da quella frase e dall'editoriale che scrisse Giorgio Vittadini sulla Circolare, che è il giornale del Clé di Papillon, quest'anno è nata una mostra che ha proprio il titolo di quell'editoriale: Alle origini del gusto alberga una bellezza, che è visitabile nel padiglione della Compagnia delle Opere. Ma è nato anche un manifesto sul naturale ordine del gusto da appendere in tutte le cucine di casa dei soci del Clé di Papillon, dove ricordiamo che cosa arriva in ogni stagione, che cosa l'ordine che è stato creato per noi ci porta in ogni stagione. Quello è il gusto, perché il non gusto non solo è un fattore di tempo, ma è un fattore anche di appiattimento. L'appiattimento sono quei 15 alimenti, sempre quelli che mangiamo tutto l'anno, dimenticando che c'è un ordine che li porta, che li fa venire fuori dalla terra, che li dà un uomo, che li trasforma col suo genio, e questo diventa quella qualità oggi diffusa, per cui noi la raccontiamo attraverso il Golosario, la guida alle mille più cose buone d'Italia, ma anche attraverso le centinaia di produttori che coi Clé di Papillon continuamente incontriamo. Per cui io credo di poter accettare questa provocazione, perché come il Clé di Papillon è entrato nelle università, come il mio grande nuovo amico Don Giancarlo, che è qui presente in sala, che ha concelebrato oggi la messa di apertura del meeting, ha in mente di fare qualcosa perché anche i giovani che si trovano a operare col mangiare e il bere possano tener conto che loro sono portatori di una bellezza. Insomma, c'è fermento in questa regione e in tutta Italia, ma proprio su questo tema, cioè un vino non finisce nell'ubriachezza o nel consumismo o nell'edonismo. Il vino è il segno potente di una cosa molto grande. Oggi abbiamo con noi gli amici che sono con me, ve li presento velocemente, poi ve li presenterò quando toccherà loro parlare. Alla mia sinistra Marco Gatti, vicepresidente nazionale del Clé di Papillon. Davide Rondoni, poeta e scrittore. Walter Rossi, poeta e delegato del Clé di Papillon di Firenze. E poi con uno strumento in mano, che adesso ci racconterà qualcosa, Francesco Fontana. Thank you.
Abbiamo chiesto a Davide Rondoni di commentare la mostra che un gruppo di lavoro del Club di Papillon, guidato da Andrea Sinigaglia, da Margherita Rabaglia e altri amici, hanno realizzato e espongono nel padiglione della Compagnia delle Opere. Allora, buonasera, si sente? Sì. Allora, volevo dire tre cose brevemente che mi hanno suscitato, che sono state suscitate dalla lettura della mostra. La prima è una cosa, se volete così, introduttiva, generale, anche un po' per giustificare, io che non mi intendo per niente né di vino né di mangio malissimo, sempre in giro, eccetera, però credo che questa sia una cosa importante, quella che fate e anche la mostra. Non è che mangio malissimo, cerco di mangio un po' più o meno come tutti quelli che si trovano a girare molto e mangiano un po' dove capita, disordinatamente, ecco, diciamo così. Quindi mi sono trovato di fronte alla mostra sull'ordine e il gusto, ho detto qui devo imparare qualche cosa. E ho imparato tre cose. La prima, anche appunto per giustificare il fatto che uno come me che scrive, cioè lavora con le parole, è un po' lavorare con la bocca anche quello, ma insomma, perché posso parlare di questo argomento? E la prima questione è appunto che la parola gusto è ciò che designa anche la qualità della parola dei poeti, degli scrittori. Cioè uno scrittore, o un poeta soprattutto, lo riconosci per un certo gusto che ha della parola, per un certo gusto che trasmette della lingua. E la lingua prende... gusto non vuol dire una cosa dolciastra. Cioè bisogna subito intendere il fatto che quando si intende gusto non si intende una cosa sdolcinata, ma questo lo sapete meglio di me, si intende una cosa piena, no? No, oggi nella cultura in cui siamo, quando si dice gusto, gustoso, si rischia molto di intendere carino, no? Che è una parola odiosa. Non siete carino, dolciastro, ma gusto vuol dire pieno, una cosa saporita, no? Ora, una lingua è saporita, una lingua diventa piena di sapore, come accade appunto agli scrittori e ai poeti, come i poeti se la trovano addosso, quando in qualche modo la vita è accolta come provocazione. Ma tutti facciamo un'esperienza di parola poetica, cioè di parola gustosa, tutti, anche quelli che non scrivono poesie. Perché chiunque di voi, chiunque di noi, fa l'esperienza, quando la vita lo colpisce, di non poterla dire in modo insipido. Non ti vengono le parole giuste. Devi trovare delle parole con più sapore. Al limite il sapore del silenzio, come la Divina Commedia che finisce nel silenzio. C'è un gusto pieno. Apparentemente vuoto, ma pieno. Cioè vuol dire che la parola ha gusto, prende gusto quando accetta la provocazione della vita. E gli scrittori si riconoscono per questo, più ancora che per quello di cui parlano, cioè degli argomenti di cui parlano, quello che ti comunicano sempre gli scrittori, qualsiasi cosa, è un certo gusto per la lingua, cioè un certo gusto per la realtà. Cioè il fatto di esporti alla realtà, lasciare che la realtà ti colpisca. Perché appunto se succede che sei a casa tua, e se lì sul divano e guardi la televisione ti succede che entra, non so, adesso non so quest'estate chi era quello che andava più di moda, quello che andava con Coco, come si chiama, per esempio, Arcuri. Entra l'Arcuri, ti stampa un bacione sulla fronte, tu esci, cioè, tu sei questa cosa qui, esci e non è che i tuoi amici dicono, sai, è entrato l'Arcuri, mi ha dato un bacione sulla fronte. Cioè, non ti viene da dirlo così, ti viene da scrivere parole con gusto. Cioè, ti viene una lingua gustosa. Poi uno saprà fare raccontarlo meno, se uno arricchirà e partirà, però la vita si la lingua, scusate, si accende, come diceva Ungaretti, di gusto di fronte alla realtà. Nessuno si lascia provocare dalla realtà. In questo senso il gusto ha a che fare anche con la lingua, anche con lo scrivere. Ma c'era un grande poeta russo che si chiama Mandelstam, che parlando di Dante diceva la lingua italiana, che bella che è la lingua italiana. Non credo che sia un caso che il Club Papillon sia nato in Italia e in un'altra parte. Perché lui diceva la lingua italiana è fatta in un modo, lo sapete tutti, che è tutta in fuori, cioè è tutta affettiva. È una lingua in cui la lingua anche fisicamente batte sui denti, i denti sulle labbra, le labbra si aprono sempre. Dice che è una lingua come un bacio, cioè una lingua affettiva, una lingua che sente il gusto della vita, a differenza dei tedeschi, diceva lui, che invece parlano tutti indietro, cioè sono tutti qua in fondo, no? Mentre gli italiani siamo affettivi, siamo aperti, siamo il gusto di salutare, di baciare, di mangiare. Quindi la nostra lingua è particolarmente votata, insieme alla nostra cultura e alla nostra cucina, al problema del gusto.
Questo per giustificare così anche poco, per quello che sono riuscito, perché un poeta può parlare, anche se non se ne intende, di queste cose qui. È la prima cosa che ho imparato guardando questa mostra. La seconda cosa che ho imparato è che in questa mostra si parla di ordine, quindi cose che ritornano, di un rituale della vita, delle stagioni, no? E vedrete che ci sono dei pannelli in cui il periodo, il mese, novembre, è descritto per ciò che ritorna nell'iconografia, nelle memorie, anche delle tradizioni, delle cure medicali, delle cose della sanità, dei cibi che ci sono, cioè viene riproposto un ordine. E normalmente noi pensiamo all'ordine come una cosa morta, cioè per la nostra cultura, per la nostra sensibilità, per ciò in cui siamo immersi da secoli, noi quando pensiamo a una cosa ordinata pensiamo a una cosa ferma, cioè diciamo, quello è in ordine, cioè è fermo. Non so se a me mi viene in mente così, non so a voi. Cioè, in genere, quando pensiamo che è una cosa ordinata, generalmente è una cosa un po' statica, no? Cioè, dove c'è ordine regna un po' di morte. Dico come pensiero immediato, no? Come sensibilità in cui siamo. Tant'è vero che nella cultura giovanile, di cui anche parlava prima Barbieri, la vita è associata al disordine. Cioè, la vitalità è dove c'è casino, no? Dove c'è la vita. C'è un modo di dire, no? Che in francese c'è... Dov'è che c'è del mondo, dov'è che c'è la vita? E dove c'è caos, no? Quindi sembra che l'ordine, la parola ordine, sia il contrario del movimento, della vita, no? Dell'andamento dell'esistenza. Perché sembra che il rituale, il ripetersi delle cose, sia una perseveranza della morte, un perseverare di cose finite. In genere pensiamo che la ripetizione sia il ripetersi di cose finite. Siamo in una cultura così. Qui invece trovate le tracce di una cultura che non pensava questo, che non aveva questo, che era più vera, perché poi nella vita non è così, come ho descritto fino adesso. Nella vita la ripetizione invece è un segno della vita, l'ordine è un segno della vita. Cioè, nel pensiero che abbiamo, che ci hanno messo in testa per tanti motivi, pensiamo che la vita sia dove ci sia più vita, dove c'è più disordine. L'analogia è normalmente questa. Ma nella vita reale, cioè nell'esperienza reale, non è così. Nell'esperienza reale noi vediamo, sappiamo, che c'è più vita dove c'è ordine. Ma allora, mi sono posto il problema, perché si trattava di imparare, le mostre si fanno e si guardano per imparare qualcosa, non per sapere cosa c'era già. Allora mi sono posto il problema, come fa l'ordine a essere vivo, pieno di vita? Io sono un tipo disordinato di mio, come carattere. No? Com'è possibile che l'ordine, la ripetizione delle stagioni, dei mesi, gli stessi cibi allo stesso punto, com'è possibile che questo ordine sia una cosa piena di vita e non una ripetizione di cose morte, non una ripetizione di passato? Perché l'uomo non è fatto per ripetere il passato, è fatto per andare avanti. Com'è possibile allora che l'ordine non sia mortifero, non sia mortuario, ma sia vitale? E ho capito questo, lo dico come ipotesi, no? Che appunto la parola gusto, per come la capisco io, per come ho visto appunto in questo dramma del ripetizione, rituale, ordine, vita, sono le cose che ho detto prima, che spero non vi sembrino astratte, ma insomma, pensate alla vostra vita normale, sono così, no? Metti in ordine, no? La parola gusto contiene questo fatto, secondo me, contiene che il gusto è mosso da un desiderio, cioè c'è qualcosa di un po' disordinato all'origine, cioè uno cerca il gusto e lo cerca, se volete, anche in maniera disordinata, cioè non lo cerca secondo delle categorie preordinate, no? Cioè uno quando cerca il gusto nella vita non lo cerca secondo un programma stabilito, non lo cerca con ordine, lo cerca disordinatamente, no? Con un appetito confuso, direbbe Dante, apprende confusamente il bene che cerca, il gusto che cerca. Quindi c'è una sorta di movimento disordinato nella parola gusto, nella ricerca del gusto. Al tempo stesso, e c'è un elemento di disordine nel gusto, perché il gusto non finisce mai, cioè non sei mai soddisfatto. Hai gustato un certo vino il novembre dell'anno scorso, quest'altro novembre c'hai ancora voglia di quel vino, non è che il gusto passato ti basta, il gusto non soddisfa del tutto. Quindi è come disordinato il gusto, cioè non è troppo ordinato, perché il desiderio non si ferma. Quindi c'è un desiderio che cerca gusto e che non si accontenta del gusto provato. Quindi c'è dentro come un elemento di disordine, di movimento appunto, di vita brada, verrebbe da dire, anche se è sbagliato, ma insomma, di vita brada per intenderci.
c'è dentro un elemento di disordine la parola gusto. Al tempo stesso, però, per esperienza appunto, nella parola gusto, nell'esperienza del gusto, c'è il fatto che desideri e che sei certo. No, perché se tu, se tu cerchi al novembre prossimo, cerchi il vino del novembre scorso, è perché hai ancora desiderio, ma sei certo che qualche cosa a quel desiderio risponde. Mi spiego, cioè nella parola gusto, quello che voglio dire, provare a dire, è che questo aspetto del disordine del desiderio, del disordine del desiderio e dell'ordine della certezza si incontrano. Perché uno ha gusto di qualche cosa di cui ha sempre voglia, ma di cui è certo che in qualche modo può essere risposto. Si capisce? Cioè, dire che uno ha gusto di qualcosa è perché non smette di desiderarlo, ma al tempo stesso è certo che trova un po' di risposta. Se no, non sarebbe gusto. Questo è il motivo per cui, secondo me, nella ripetizione delle cose, che qui nella mostra viene presentata anche con notizie molto curiose, molto particolari, che molto interessanti, nella ripetizione del ciclo della vita, delle cose della vita, c'è questo movimento di un desiderio che è certo. Per questo la ripetizione non spaventa più, non è più mortale, perché ha dentro il movimento del desiderio e l'assicurazione della certezza. Non è la ripetizione di qualcosa di morto, ma è la ripetizione di un evento sempre nuovo. Ogni novembre è nuovo, ogni vino di novembre è nuovo, ogni patata scoperta a febbraio, non mi ricordo più quando, è nuova, è la prima patata che scopri. Cioè ogni volta che senti l'erbetta è nuova. E il gusto si fonda su questo. Non è vero che è nuova, ma è nuova. Non è vero, nel calendario non è vero perché c'era anche l'anno scorso, ma per te è vero, per l'esperienza è vero. Insomma, la parola gusto credo che sia una parola importante nell'esperienza umana, perché porta in sé dentro questa dinamica del desiderio e della certezza di una risposta a questo desiderio. E la porta dentro in un movimento che non finisce, in un movimento che non si accontenta di essere già successo. Che ci sia stato l'anno scorso non mi basta. Non basta, c'è ancora, è ancora nuovo. Questa è la seconda cosa. La terza cosa, e finisco, è che a un certo punto c'è una frase che mi ha colpito, che dice, non so se la ritrovo, che a volte la realtà è come un cibo amaro, no? Si mastica amaro, cioè, nella vita si mastica amaro, cioè senza gusto, si mastica amaro perché ci sono delle cose che non vanno, no? E lui dice, sto masticando amaro nel lavoro, in casa, con gli amici, sto masticando, non c'è gusto. E lì dice appunto che ci vuole un lavoro per trasformare anche ciò che è salato, che è amaro, in cibo. Ora, l'esperienza vostra più che mia, perché io so fare da mangiare solamente la crema, penso sia una cosa capitale nella storia del gusto, insomma è una donna che sa fare la crema è il massimo, la crema come dico con 3 cucchiai di zucchero, 1 di farina, il latte, il rosso d'uovo, quella roba lì, la faceva la mia nonna Peppa, non parlo da lei, voi sapete che tante volte facendo da mangiare si trasforma una cosa che è amara, che è dura, in qualcosa che è buona da mangiare. Ora, quella frase mi ha colpito perché questo riguarda il cibo e riguarda la vita. Ci sono tante cose che sono amare perché non le lavori. Rimangono amare perché non le lavori. Rimangono amare perché non applichi la tua libertà nella trasformazione, non applichi la tua dedizione, la tua pazienza alla trasformazione. C'è una signora, quando andava a fare caritativa in un ospizio di Vecchiazzano vicino a Forlì, che mi ha detto una frase che mi è sempre rimasta qui, perché mi ha detto, lei aveva 90 anni, io ne avevo 14, mi ha detto, ci vuole dell'ambizione anche per fare il ragù. Ci vuole dell'ambizione, cioè stai facendo una cosa grande, stai facendo una cosa per cui meriti un premio, cioè stai trasformando una cosa che era amara in una cosa che invece è commestibile. Come dice la frase lì, la realtà va trasformata in cibo, in qualcosa che è amaro ma può essere trasformato in qualcosa che ti nutre. Questo dipende dal lavoro che l'uomo ci fa, perché la realtà automaticamente non si trasforma. Automaticamente, diceva Peggy, crescono solo le patate, però per rendere poi commestibili buone bisogna lavorarci sopra. L'ultima cosa che volevo leggervi è una poesia, così mi approfitto anche per fare pubblicità al mio libro che presento fra 20 minuti, tanto il gusto è anche dire le cose come stanno. No, non è pubblicità, ma è anche per dire che poi anche nella poesia entrano le cose del vino, c'è una grandissima tradizione letteraria sulla poesia e il vino, ma non sto qui a tediarvi, si fanno anche degli incontri spesso tra poeti e bevitori, sono varie forme,
Ma c'è una poesia in questo libro qui mio dove si parla del vino, te la leggo anche per salutarvi e anche scusarmi, perché io purtroppo devo andare a fare un altro incontro, quindi lascerò questo augusto consesso e gustoso consesso. Dice così: l'hai trovato nel mio petto il mostro di voler bene da lontano, quel che le guarigioni del sole non alleviano, le fedeltà che bruciano in nostalgie, quel che non ha scampo, le dita del deserto ai miei occhi che risalgono, l'amore che gridando d'amore s'allontana. Ma con te stanotte, dietro ai vetri che si rigano del bar, posso bere il vino d'aria e fuoco fulminato nella vendemmia dei temporali, alzare lo sguardo Brindisi da questa sedia al mondo intero, al corpo con la mia camicia che si inoltra nel buio della piazza come un messaggio in un gran mistero. Talvolta in questo lavoro che ha a che fare col gusto, col vino, col cibo, si incontrano dei personaggi straordinari,
che magari sembrano lontani dal cibo al vino, invece sono vicinissimi. Uno di questi è Mario Luzi, uno dei più grandi poeti viventi, che fino all'ultimo voleva essere qui con noi, come ha voluto venire a momenti del Club di Papillon di Firenze, ma il suo medico gli ha sconsigliato, dato anche il caldo di queste giornate, di fare viaggio, seppur breve, fino a Rimini. Però a me piace che adesso Walter Rossi, che è suo amico, racconti proprio cosa vuol dire questo talvolta dei personaggi grandi si trovano immersi anche nel gusto delle cose, non solo delle parole, ma anche nel gusto materiale. Buonasera a tutti. Mario Luzi stamattina mi ha pregato di salutare ognuno di voi con grande affetto e io voglio leggervi una sua poesia, non prima di avervi raccontato come è nata l'idea e il desiderio di invitarlo stasera con noi. E quando andai da Mario Luzi per invitarlo, come al solito gli portai una bottiglia e un dolce, e poi ci siamo messi a parlare e io gli ho letto l'intervista che Don Giussani fece a Libero lo scorso meeting, che per noi fu una cosa molto bella, un fascino enorme che grazie a Paolo abbiamo approfondito durante un anno di lavoro. E quando io gli ho letto che la bellezza si manifesta negli uomini, nella musica, nella poesia, nel cibo e nel vino, lui mi ha guardato con la profondità di questi ultimi anni, di un uomo di 90 anni, e poi mi ha detto, perché io gli avevo chiesto che cos'è per te la bellezza, vieni a dirci qualcosa sulla bellezza, e lui mi ha guardato e ha detto: ma qui Don Giussani non usa questo termine nell'accezione estetica quanto in quella ontologica, perché non si può nella vita di un uomo dividere l'estetica dall'etica, dall'esserci, dall'essere. E quindi a quel punto mi ha detto: dimmi te cosa pensi della bellezza, perché io non so definirtela. E allora, colto alla sprovvista, ho tirato fuori, come faccio di solito, uno dei foglietti con questa poesia di Luzi, che lui ha scritto 50 anni fa. E dopo che io gliel'ho letta, lui si è commosso, mi ha detto: accidenti, questa è la bellezza, ma quando l'hai scritta? E io ho detto: no, non l'ho scritta io, questa l'hai scritta te 50 anni fa. Ecco, questa cosa è commovente, perché afferma che la poesia è il luogo di un altro, è il luogo dove un altro vive nella sua grandezza. E non c'è poeta se non c'è un uomo che riconosce questo altro da sé. E questa cosa è stata per me un'esperienza di vita così bella e commovente che mi ha fatto ricordare un altro grande scrittore, Sant'Alfonso Maria de Liguori, santo patrono degli avvocati, che ha scritto delle cose bellissime e che gli ultimi anni della sua vita, quando i giovani frati gli leggevano le cose che lui aveva scritto anni prima, lui alzava gli occhi e diceva: voglio, è bello, e chi l'ha scritto questo? E i frati: ma padre, ma l'avete scritto voi? Non è possibile, perché la bellezza è di Dio, la bellezza appartiene a Dio. Questo perché l'amicizia con Luzi in questi anni è stata per me il luogo dove è stato possibile imparare che l'io nella poesia deve sparire,
deve diventare un foro attraverso il quale Dio e la creazione si guardano, un foro, e non l'autocompiacimento, e non l'affermazione dell'io, ma l'affermazione di un altro, il riconoscimento di un altro. E poi, spero che possiate perdonarvi, vi leggerò la poesia che io ho scritto come segno di gratitudine per quest'uomo e per l'amicizia che mi è stata donata. Questa si chiama, la poesia di Mario Luzzi si chiama La colonna. Gli uomini sparsi lasciano i ricoveri, avvolgono le balle gli incerati, la limpidezza del piovuto avviva l'erba, il terriccio, illumina le scorze qua e là della piantata esile, infiamma, rende rossi sulle capanne gli embrici, è un fuoco tenue, è il fuoco di uno scorcio di serata, che il tempo si rialza ed alcunché di irresoluto indugia nell'aria, nelle voci, quasi un bene differito, fin qui di vita in vita prenda forma, ma esiti e si celi. Tempo che il cuore è meno chiuso, tempo fermo negli occhi come alla vedetta, avido anche del volo del moscone che s'avvita e si perde tra i fiori umidi. Quanto poco basta a che tu avvampi, cessano, sì, a poco, cadono di colpo gli alti e bassi di speranze, ma speranza di redenzione, seme di padre in figlio ad ogni vita, ad ogni speranza anche fugace e senza fine. E l'attesa dell'altro, del diverso, vive, fa il nido, trova la sua acqua, il suo miglio, fora la cecità d'un tratto, o cova e cova nell'oscuro dei suoi portatori inconsapevoli. Speranza, speranza che dilata lontano il cerchio del vivente, vola oltre o prolunga il sonno ad occhi aperti, di età in età, fino al risveglio. Seguo, passo passo, tornante su tornante, della strada maestra il cantoniere e il cavatore di pietrisco, e dentro nel borgo sosto per un po' alla bettola, con chi sosta, accompagno chi rincasa, afferro voci nello sciame, detti, misuro come mi riesce il bene e il male che ci spetta o ci si immagina. Questa poesia è quella che ho voluto dedicare all'amicizia con Mario Luzzi. A Mario Luzzi. Passerò ancora a prenderti, Mario, in via di Bellariva numero 20. Suonerò il campanello, attenderò a lungo, ti vedrò apparire con il verde loden per condividere il tuo silenzio, lo stupore di essere nella città del mistero, dentro la corolla del fiore più profumato. Aprirò la portiera per accompagnarti in un luogo qualsiasi, a tagliare la carne nel piatto, a versare del chianti, pesando le parole, partendo l'arancia. Che grazia nella mancanza averti incontrato, aver vissuto con te nell'opera del mondo come un bambino assetato di letizia nel vento della piazza e del campo. Grazie. Thank you.
direi che non poteva esserci che musica migliore da dedicare a una mia amica che è Nicoletta Vicelli, che è responsabile dell'Associazione Italiana Sommelier di questa regione. E i sommelier serviranno a ciascuno di voi, abbiamo 1000 bicchieri, spero bastino, non riesco a contare il pubblico in sala, serviranno questo vino che Marco Gatti ci aiuterà ad ascoltare. La parola a Marco Gatti. Devo dire che parlare in questo momento è emozionante, nel senso che il silenzio vibrante che ha accompagnato anche questo momento che abbiamo vissuto insieme, carico di bellezza, con le parole di un cronista appunto della gola potrebbe sembrare il preludio a una caduta, ma in realtà sarà il vino a parlare, perché come abbiamo ascoltato le parole poetiche di Rossi, di Davide, l'introduzione emozionante anche dell'amico assessore e la musica che ha accompagnato questo, l'atteggiamento è lo stesso, l'atteggiamento di fronte a un vino è quello dell'ascolto, quello del rispetto. Respicere in latino vuol dire saper vedere altro, è quello che ci ha aiutato il genio, perché il genio affascina in qualsiasi espressione accada, e il genio di Paolo è quello che ci sono delle persone nella nostra esperienza che qualsiasi cosa fanno, come diceva prima Davide, la massaia che trasforma della carne in ragù, qualsiasi cosa fanno, fanno bellezza. E io vorrei iniziare con un grande applauso, ringraziamento a Paolo, che è espressione genio di bellezza. E vi ringrazio dell'applauso sentito, perché non è formale, questa gratitudine che è l'atteggiamento che si deve avere di fronte a qualsiasi espressione di genio, perché come ci ricordava prima Rossi e ci ricordava Luzzi, il genio, la bellezza sono espressioni di un altro, ed è una gratitudine ritrovare questo altro senza del quale non si può vivere. Io seguo questa avventura di Papillon con una passione straordinaria, perché sono convinto di una cosa, che si può vivere con tutto, senza niente, si può vivere senza niente, ci possono togliere tutto, ma senza bellezza, che è amicizia, espressione di genio, sapere parlare attraverso note, attraverso, non si può vivere. Senza bellezza non si vive. E questa è una cosa fondamentale, perché quello che ci ricordava prima Davide, del masticare amaro, io voglio ricordare oggi anche un altro amico che ha seguito con grande passione l'avventura di Papillone, che purtroppo oggi non è qui con noi, e che aveva questo a cuore, questa bellezza, senza della quale anche il vino che andiamo adesso ad incontrare, che vi stanno servendo con grande attenzione, non può essere capito. L'ascolto del vino è nato da questo, l'ascolto del vino, il tema è il tema che sta a cuore a me e Paolo, ma è il tema dell'amicizia e della responsabilità che una persona che vuole bene non può non avere verso chi vuole bene. Volere bene vuol dire indicare questa bellezza, vuol dire poter dare quello che si può dare, però vuol dire sapere dare una direzione, un ordine, come ci ha richiamato Paolo anche attraverso quel manifesto che lanciamo adesso, un ordine che è bellezza, perché senza ordine comunque non c'è bellezza, c'è disordine e quindi non ci può essere gusto della vita. L'ascolto del vino è questo libro che è nato, è frutto veramente dell'amicizia fra me e Paolo, amicizia appassionata di che cosa? Della bellezza, perché, e di questo io ringrazio sempre Paolo, a me tutto sommato lascia sempre la parte migliore, da grande amico lascia la parte migliore, perché adesso è iniziato ad avere in mano un bicchiere
è in fondo la parte più gioiosa, quella che ci spetta da vivere insieme, quello dell'assaggio. L'assaggio perché? Perché un bicchiere di vino è l'espressione del lavoro di qualcuno, è l'espressione della storia della nostra terra, è l'espressione di una grande tradizione millenaria, e non a caso un bicchiere di vino e un pezzo di pane sono il segno sacramentale, anche nella religione cristiana, di un valore inestimabile. Quindi, in realtà, di fronte a un bicchiere di vino, perché abbiamo voluto scegliere quella provocazione del tema dell'ascolto del vino? Perché di fronte a un vino, anche i più grandi tecnici possono non capire nulla di un vino se non hanno questo atteggiamento di silenzio, di attenzione, di voglia di andare a scoprire quella bellezza che dietro un bicchiere di vino si nasconde, come si nasconde dietro alla poesia, come si nasconde dietro alla musica. Perché tante volte un bicchiere di vino è quel momento che riesce a dare calore a momenti difficili della vita o essere espressione di momenti di gioia, perché comunque gioia e dolore vanno sempre insieme. Perché il vino ha questo, è questa espressione grande che il cielo ha voluto dare alla terra e che non ha eguali dal punto di vista delle cose materiali, che ha questo potere straordinario, cioè parla a chi lo sa ascoltare. Ascoltare, noi abbiamo amato molto una persona che tanti di voi hanno conosciuto, alcuni di voi hanno conosciuto, che era Giacomo Bologna. Con lui il vino, io e Paolo dicevamo sempre, faceva racconti. Cioè attorno a quella tavola, di cui noi oggi siamo continuazione, succedeva sempre qualche cosa. C'era vita, c'era gioia. Non era mai un momento di mera elaborazione, adesso va molto di moda, avete presente albanese? Ecco, quello era esattamente il concetto contrario dell'approccio al vino che abbiamo noi. L'ascolto del vino è voluto essere questa espressione, è questo libro in cui noi vogliamo comunicare quella grande passione che ci lega alla bellezza, intesa come musica, intesa come poesia e intesa quindi anche come cibo e vino, che rappresentano il modo semplice con cui la nostra tradizione parla quotidianamente e ci raggiunge tutti i giorni, perché bene o male, tranne, come diceva prima Davide, a chi è costretto a consumare magari pasti frugali, ahimè, tragicamente veloci, però almeno due volte al giorno ci si siede a tavola e si condividono dei momenti di bellezza. L'ascolto del vino è questo, è questa scoperta che noi abbiamo voluto raccontare in un libro. Di che cosa? Del fatto che il vino è una materia viva e del fatto che evidentemente come abbiamo potuto apprezzare la musica e come abbiamo potuto apprezzare la poesia perché introdotti, così bisogna essere introdotti a comprendere quello che è il frutto del lavoro di una persona. Oggi berremo insieme l'Albana. Adesso il servizio oggi è veramente difficile e direi di gratificare chi non ha ancora in mano il bicchiere con un grosso applauso ai sommelier, perché stanno facendo una grande fatica. È un lavoro. Riusciamo a capire a che punto è anche esatto. Il servizio. Direi che siamo a metà perché l'applauso è stato allora, forte. Intanto io, prima che tu presenti proprio il vino nel suo insieme, ne approfitto per dire cosa che avrei detto alla fine, le dico adesso mentre c'è il servizio. Uno, che se qualcuno desidera acquistare l'ascolto del vino è in vendita nella libreria del meeting Itaca. Alla fine dell'incontro si può acquistare anche il manifesto sul naturale ordine del gusto da appendere nelle cucine di casa nostra, dove è indicata la regola che mette insieme gusto e una sana alimentazione. È firmato dal professor Giorgio Calabrese, che è l'unico dietologo, l'unico membro italiano del Consiglio della Sicurezza Alimentare Europea. Chi, dopo aver visto la mostra, magari pensa di poterla far girare nelle scuole, in ambienti pubblici, ci sono già due province che l'hanno richiesta e sarà esposta per 10 giorni, e a ogni visitatore sarà dato anche il manifesto,
dell'Ordine del Gusto, può recarsi allo stand del club di Papillon nel padiglione della Compagnia delle Opere, dove gli daranno ulteriori dettagli e anche una piccola brochure. Alla fine dell'incontro è anche possibile iscriversi al club di Papillon. Oggi siamo in 5.000, ma spero al prossimo meeting di aggiungere un altro zero a questo numero, essere molti di più, come non pensavo, perché non pensavo arrivassimo a 5.000 quest'anno, ma l'attività di tanti club di Papillon locali è stata appassionante, interessante, e tra l'altro noi